Benvenuti amici tecnoandroid.it, Sony Xperia Z2 è arrivato finalmente il top di gamma della Sony che aspettavamo già da un bel po'. Come vedete è una confezione particolare perché abbiamo visto già in altri video che la confezione è un po' più piccola. Vediamo perché questa è così grande. Andiamo ad aprirla. Una confezione particolare anche al tatto perché la parte superiore è molto ruvida. Allora, all'interno naturalmente troviamo lo smartphone di colore bianco, poi lo andremo a vedere un po' più nel dettaglio. Vediamo cosa contiene la confezione. Abbiamo alimentatore, cavo dati, cuffie standard, quindi non in-ear, per fortuna, e una folta manualistica, in questo caso diverse lingue, manca l'italiano perché il dispositivo è con garanzia europea. Cosa particolare di questa confezione è lo smart band con una ulteriore copertura della Sony, come vedete, un materiale veramente al tatto molto molto gradevole. Comunque poi anche di questo ne parleremo successivamente. Andiamo a vedere quindi, tagliamo tutto di mezzo, lo smartphone, ricordo con una diagonale da 5,2 pollici, quindi una dimensione del display che va sempre più aumentando. Togliamo la pellicola così riusciamo a vedere meglio questo display da 5,2 pollici, ripeto, Triluminos. Andiamo a effettuare la prima accensione. Nel frattempo vi parlo delle dimensioni che dicevo sono importanti. Abbiamo una altezza di 146,8 per una larghezza di 73,3 per uno spessore di 8,2 mm. Abbiamo un doppio speaker nella parte anteriore con fotocamera da 2,2 megapixel, sensori di prossimità e luminosità. Andiamo a scegliere la lingua italiana nel frattempo. Poi abbiamo sotto la griglia dello speaker anteriore anche il LED delle notifiche. Ovviamente ci segnala che non abbiamo inserito la microSIM che vi faccio vedere. Sì, intanto lo blocco altrimenti va a finire che tocco qualcosa. Da questo sportellino si inserisce la microSIM, abbiamo anche l'ingresso per la microUSB che funge anche da MHL, tutta la cornice è in plastica, sotto abbiamo gli speaker, da questa parte abbiamo il tasto della fotocamera di volume, accensione e spegnimento e il vano per la microSD in quanto lo Z2 ha una memoria da 16 GB espandibile, ingresso jack da 3,5 mm e microfono, secondo microfono per attenuazione dei rumori. Parte posteriore abbiamo il vetro con fotocamera da 20,7 megapixel con flash a LED. Ha un peso di 163 grammi, la versione Android è la 4.4.2, processore Snapdragon 801 da 2,3 GHz, quad core naturalmente. Che altre caratteristiche posso dirvi? Abbiamo ovviamente la certificazione, abbiamo 3 GB di RAM, la certificazione IP57 e 58 per la resistenza sia alla polvere che all'acqua, quindi è un dispositivo impermeabile, anche questo abbastanza in linea con tutti gli smartphone Sony, così come la batteria non removibile da ben 3200 mAh. Sicuramente l'autonomia sarà uno dei punti cardine della recensione, ma non solo ovviamente. La versione Android è la 4.4.2 KitKat, abbiamo già visto che probabilmente sarà aggiornata la versione 4.4.3 molto presto. Che dire, se avete domande ce le potete porre ovviamente attraverso i diversi social. Il costo della confezione completa, quindi dello smartphone più smart band, è di 620 euro con garanzia europea, ripeto, quindi sicuramente a un prezzo migliore non potrete trovarlo. Perché ho visto che con garanzia europea, ad esempio su Amazon, viene venduto a 629 euro solo lo smartphone. In questa confezione trovate in più ovviamente anche lo smart band, che è un plus non da poco, che come vedete è molto semplice sì, in pratica si tratta di questo elemento qui. Con questo è tutto.
Un saluto a tutti i lettori di tecnoandroid.it.